tutte le gare fossero derby, la Pro Settimo si candiderebbe in maniera prepotente alla vittoria finale del girone A dei 97 regionali. Per le violette invece sarebbe una vita durissima. La stracittadina settimese sorride quindi ai bianchi ospiti che con un 6-0, che lascia poco spazio a commenti filosofici sul calcio, dettano legge sul terreno del Levi. Tracciare il confine tra i meriti di una Pro trascinata dai tre moschettieri di Marco, Coppola e Beltrame e le leggerezze di un Settimo quasi mai in partita è impresa assai ardua. Fatto sta che il 4-4-2 messo in campo da Cignola arranca già dai primi minuti. A sinistra Di Marco non trova quasi mai resistenza, Coppola si rivela immarcabile nel suo movimento continuo e Beltrame prende a sportellate quasi tutta la difesa viola. Cecchino, quando si tratta di far gol, è generoso nelle vesti di suggeritore, proprio come al quinto minuto quando scappa a destra e serve Di Marco che gira in rete il gol dell'1-0. Qualche minuto più tardi la gara è virtualmente conclusa. Di Marco scappa a sinistra, sarà una delle sue tantissime fughe, e tira in porta. Simondi respinge ma non trattiene e per Coppola il tap-in è roba facile facile. Il Settimo potrebbe tornare in partita, ma a negare il gol di un'insperata remontada ci si mette un giro strano del pallone. Guardare per credere. Punizione da sinistra e colpo di testa di Ricchitelli che si infrange stranamente sul palo. Dall'altra parte del campo invece tutto fila sempre liscio e per Beltrame arriva il momento di mettere il suo nome nel tabellino, operazione che alla fine della partita compirà per ben due volte. Zampata da bomber consumato e questo è il gol del 3-0. Coppola potrebbe segnare il quarto prima del tè caldo ma si fa ipnotizzare da Simondi. Nel secondo tempo l'inerzia della gara è praticamente identica, a provarci è sempre Coppola che questa volta non perdona e con un tocco da calcio a 5 mette alle spalle dell'estremo viola. Ci sarebbero i presupposti perché il numero 10 rafforzi la sua marcatori, ma poco più tardi non è altrettanto freddo. In tema di freddezza invece non ha nulla da imparare di Marco, che qualche istante più tardi prova il suo numero preferito, discesa a sinistra e diagonale, combinazione vincente che vale la rete del 5-0. Riepilogando, doppietta di Coppola, doppietta di Di Marco, gol di Beltrame, mancherebbe un altro golletto del numero 9 per ristabilire la par condicio nel tridente letale della Pro. Detto fatto perché a pochi secondi dallo scadere, la rete di casa Pro difende palla e lascia partire una sassata di destro che fissa il risultato sul 6-0. Per i bianchi ora la festa può iniziare, per il Settimo invece un bruttissimo scherzo di carnevale.